che con tutto che è un mondo grandemente imperfetto, c'è la Boldrini, presidente della Camera, c'è l'ISIS, tutte quelle cose lì. È un mondo grandemente sono imperfetto. Citati in ordine di pericolosità. Con tutti i suoi difetti è un mondo grandemente migliore di quelli che c'erano prima. È un mondo grandemente migliore di quelli che c'erano prima perché la vita delle persone è grandemente migliore della terra. Perché delle cose che per noi sono banalissime, l'acqua calda in casa, sono delle novità assolute della storia dell'umanità. Quindi non è che la ricchezza ci serve a risolvere i problemi di welfare, è la produzione di ricchezza il vero welfare. A noi interessa che le persone se il capitalismo se il problema fosse stato far diventare più ricchi e ricchi, andava benissimo il feudalesimo. Sì. Stavano molto. La divisione, questa differenza tra ricco e era, come dire, non c'era bisogno di inventarsi il sistema di mercato per tenere al caldo l'eterga dei ricchi. Quello che ha fatto il sistema di mercato è un'altra cosa. Il turismo. Ma qual è la porzione della popolazione umana che avesse mai fatto le vacanze prima dell'invenzione della locomotiva a vapore? Le vacanze le faceva solo il signore che aveva la casa di campagna, e anche lui le faceva con moderazione, perché ci volevano 10 giorni a cavallo arrivarci nella casa di campagna, quindi qua poteva esserci la peste in città per andare alla casa di campagna. Ma le persone normali non avevano idea di dire, ma chi mai mangiava il pesce in città? Non stiamo parlando di cose di efficienza del sistema. L'efficienza del sistema la gente non la capisce, è lontana. Ecco, pensa a questo. Ci possono essere persone che hanno fatto sicuramente di più per il benessere di questo pezzo di mondo. Probabilmente un grande banchiere, un bravo banchiere, che sa chi dare credito, è forse l'eforo dell'economia di scambio, diceva Schumpeter, è forse la figura che fa effettivamente di più per aumentare il benessere diffuso. Però qualche settimana fa è morto Michele Ferrero. Michele Ferrero aveva la residenza a Monte Carlo e la holding dell'azienda in Svizzera. Sono due cose che di solito nei giornali italiani ti mettono due tacche sotto Berlusconi e un po' sopra il mostro di Firenze, ma non nessuno ha usato queste cose con Ferrero. Perché? Perché gli italiani sono diventati di improvviso filocapitalisti? Perché i grandi media hanno pensionato i giornalisti di sinistra per quei 2 giorni in cui si è parlato di Ferrero? No. La mia tesi è un'altra, perché le persone normali, che pure hanno qualche diffidenza nei confronti della ricchezza, hanno pensato che se uno gli ha dato la Nutella era giusto che fosse ricco come Cresce.